Sono trascorsi già alcuni anni da quando lei è stata allieva alla Spiga. Ci può raccontare un vissuto del suo percorso in questa scuola? Ricordo una volta il professor Morone disse una frase così en passant, però per me è veramente fondamentale. Disse: io non sono orneiano, ma ho preso dalla Orney quello che mi serviva per lavorare. Questa secondo me è una frase che parla di tante cose, proprio di un processo veramente di individuazione. Poi ecco, mi viene in mente, ho scritto qualcosa per ricordarmi, per fare uno schema, che all'inizio delle mie supervisioni, una delle mie scoperte fu accorgermi che nella stanza di analisi, almeno per quanto mi riguardava, almeno la paziente aveva le sue cose, non eravamo soltanto io e la mia paziente, che all'epoca era la mia prima paziente, ma eravamo almeno in tre: io, la paziente e il mio supervisore. Chi è qui presente? Non a caso. Dico questo perché spesso mi sorprendevo in seduta a pensare: che cosa direbbe adesso? Quindi, piano piano però mi sono resa sempre più consapevole che se non avessi avuto il coraggio di aprirmi a qualcosa di nuovo, di ignoto, cioè ad essere io terapeuta, come potevo pretendere, come potevo aspettarmi che la paziente potesse aprirsi a qualcosa di nuovo, di ignoto per me? Per cui decisi pian piano di rimanere nella stanza di analisi soltanto io e la mia paziente, che gli altri, anche se non dimenticati, dovevano aspettare fuori dalla stanza, supervisore compreso. Ecco, però poi col tempo mi sono resa conto, cioè forse ho messo più a fuoco, maggiormente a fuoco questo movimento, e mi sono resa conto che questo movimento è stato possibile proprio perché gli insegnanti di questa scuola me lo avevano anche permesso. Perché ho sentito che mi trasmettevano qualcosa che non erano soltanto, questo non era soltanto non veniva veicolato soltanto attraverso parole, concetti, ma attraverso qualcosa di invisibile, cioè qualcosa che riguardava il loro modo di essere, di porsi nei nostri confronti. Questo qualcosa credo mi abbia contagiata. Dai, questo è un contagio che però fa piacere, non è un contagio malevolo, insomma. Questo qualcosa penso che abbia a che fare proprio con il coraggio di esserci e di essere e di esserci per l'altro e con l'altro. E questo, queste cose poi passano anche attraverso la relazione con il paziente, cioè arrivano al paziente, il paziente lo sente quando si tratta, lo senti questo coraggio di esserci, e quindi in qualche modo può essere, può venir contagiato anche da questo.